Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi. Oggi abbiamo degli ospiti speciali, sono i ragazzi del liceo delle scienze umane Rosa Gianturco di Potenza, incontrati in questo convegno fantastico all'Oppiano, e qui abbiamo con noi la docente Rossana. Buonasera, io sono la docente Alessandro Rossana, docente di scienze umane di questo liceo e sono venuta per un corso di formazione personale WeCare e con me ho tre ragazzi che meritevoli di borsa di studio. E ve li presento, vi passo Simone Pignataro. I ragazzi parleranno della scuola che loro vogliono. Buonasera, sono Simone Pignataro. E allora, è una domanda molto impegnativa, però innanzitutto sogno una scuola in cui, diciamo, i professori si interessino alla relazione con gli alunni, quindi prima di iniziare la lezione fare una conversazione, un dialogo con gli alunni, poi una scuola dove non ci sia la lezione, cioè solo non si riduca solo alla mera lezione frontale, ma appunto anche durante la lezione una lezione di confronto, o come diciamo il professore promotore di una lezione di imparare facendo. Passo la parola alla mia compagna. Buonasera, sono Gabriella De Stefano, anch'io del liceo Rosa Gianturco di Potenza e la scuola che vorrei forse si avvicina molto alla scuola a cui appartengo, perché ci dà la possibilità di appunto diciamo visionare all'idea della scuola seguendo diversi ambiti. La caratteristica della nostra scuola è soprattutto che ci fa esplorare molto al di fuori della nostra città. Infatti facciamo molti Erasmus, ma anche confronti tra varie scuole, diciamo. Passo la parola al mio compagno, Giancaneo. Grazie Gabriella, buonasera, sono Giancaneo Lucia, frequento questo liceo, Rosa Gianturco, e frequento l'opzione economico-sociale. La scuola che desidero è chiaramente una scuola inclusiva che sappia valorizzare le capacità e le competenze degli studenti, che abbia un rapporto relazionario importante, emotivo. Infatti un liceo delle scienze umane ha questa caratteristica. Il rapporto con i docenti è fondamentale per un interessante e proficuo esperienza, quindi nella scuola e nella scuola come istituzione. La scuola è un'istituzione in cui si formano vite, si formano esperienze che avranno poi un seguito nel contesto sociale. Grazie. Grazie ragazzi, saranno sicuramente argomenti di dibattito tra i docenti di questo convegno. Grazie ancora, ringrazio la collega Alessandra Rossana e a presto, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao.